Aurora Baruto e Mura si sono lasciati. Tu, Aurix, parlate ancora? No, non parliamo. Cioè, nel senso, non parliamo, ve lo dico apertamente. Cioè, nel senso, non stiamo parlando da 3 settimane, ok? Siamo di fronte alla fine di un amore. Sono state fatte delle dichiarazioni shock. Sono altre robe che per adesso non vi dirò, perché non è il momento. Sei ancora fidanzato? Non rispondo perché non è, cioè, non è... Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web, dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. Aurora Baruto e Mura si sono lasciati. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per attivare tutte, dico tutte, le notifiche relative che pubblico tutti i giorni o quasi qui sul mio canale, così da rimanere sempre aggiornati sul gossip, sul trash ed ovviamente anche sul fantastico magico mondo di TikTok. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. A grandissima richiesta infatti, finalmente parliamo dei nostri tanto chiacchierati Aurora Baruto e Mura. Cosa è successo in questa coppia? Il loro amore è arrivato veramente alla fine? Nel video di oggi e soprattutto nei video che vedrete anche nei prossimi giorni cercheremo di capire tutto quello che è successo. Infatti, prima di iniziare, vi ricordo che questo è soltanto il primo di una lunga serie di video in cui capiremo insieme proprio quello che è successo e come stanno le cose tra Aurora e Mura. Quindi ragazzi, mettetevi comodi, prendete i popcorn, prendete i fazzoletti perché forse si piangerà, prendete quello che volete, mettetevi comodi perché... aiuto, questa è una vera e propria storia infinita. Oh mio Dio, sono super emotionated! In queste ultime settimane Aurora e Mura non sono assolutamente insieme, e intendo dire fisicamente, proprio perché lei è dall'altra parte del mondo, in Indonesia, lui invece si trovava ad Ibiza. Adesso entrambi sono ritornati proprio in Italia, proprio a casa loro, e ne vedremo delle belle. Ma prima di raccontarvi, cioè prima di dilungarci in tutte queste cose, dobbiamo fare un passo indietro. Vi parlo di questi viaggi proprio perché qualche mese fa, diciamo quando si parlava di Aurora Baruto e Guglielmo di Wild Teens, eccetera, eccetera, già c'erano stati dei dissapori tra i nostri Aurix e Murix. Infatti, il nostro racconto parte proprio da un vecchissimo video di TikTok di Aurora Baruto, nel quale lei stessa, adesso qua ve lo prendo se trovo il telefono, eccolo qui, quando lui, per farti ingelosire, ha prenotato la vacanza ad Ibiza. Ed in effetti Mura è stato proprio nell'isola spagnola. E qui ragazzi inizio il nostro video. Succede che Aurora e Mura sono lontani, non si parlano, questo lo scopriremo più avanti nel video, ma diciamo appunto che sono distanti veramente tanto e qualcosa sembra essersi rotto. Cos'è? Cosa? In questi ultimi giorni infatti tanti sono stati i video che hanno fatto largamente discutere, sono stati pubblicati tutti quanti da Mura. Partiamo innanzitutto dal video per eccellenza che, diciamo, ha dato il via ad un'escalation di commenti, critiche, eccetera, eccetera. Il video in questione è il trend solito, ragazzi. La canzone, mi pare, di Will, chi sono veramente, che dice: eravamo innamorati ma che volevano di più, ora siamo vecchi amici che non si vedono più. Vabbè, insomma, queste cose qui. E ci sono le lettere, no? E ovviamente in tutto questo bellissimo video esce anche la lettera G. E non so se vi ricordate, ma insomma si parlava ampiamente, ampissimamente proprio. Hanno suonato, ragazzi, dovete sapere che suonano anche alla porta, giusto?
Citofono a parte, vi dicevo che appunto c'è questo trend, esce la lettera G, tutti quanti pensano a Giorgia Yin. E a far discutere è stata anche la descrizione di questo video di Mura che dice: mi devo fidanzare con G. E questa G ovviamente non è Aurora con la A, ma è G di che cosa? Giorgia Yin, tante tante persone hanno detto. E nei commenti già iniziano ad esserci delle critiche rivolte proprio a Mura. Infatti c'è chi dice: come spezzare il cuore ad una persona. Però lo fa apposta. Come far restare in lacrime una persona? E credetemi, sono veramente tanti, 7.000, 2.300 mi piace a questi commenti, no? Ma la descrizione? Ma povera Aurix. E non è tutto, perché sono anche altri video che hanno fatto veramente discutere ed infuocare gli animi del web. Infatti ce ne sono ben tre. Il primo lo vediamo, c'è Mura che saluta una ragazza misteriosa, bionda, e scrive nella descrizione di questo video: mi sono innamorato. Anche qui nei commenti tantissime persone sono andate contro Mura perché hanno detto: ma ti sei innamorato di chi? E qualcuno ha pensato che quella ragazza bionda fosse proprio Aurora. Ovviamente non è così, perché appunto Aurora Baruto era in Indonesia all'epoca di questo video. Ma comunque andiamo avanti, perché a far discutere è stato anche un altro video. In questo video appunto vediamo Mura intento ad essere sempre molto vicino a chi secondo voi? Ad una ragazza bionda. E anche qui tantissime hanno detto Aurora Baruto, ma ragazzi, non è Aurora perché era in Indonesia. Succede che forse è scattato anche un bacio nei confronti di questa persona? Non lo so, ma quel che so è che nei commenti tantissime persone, me incluso, cioè io ho scritto cos, che sta succedendo? E qualcuno dice: sì, Mura, continua, poi non piangere. Mura, stai rischiando, poi non piangere. E qualcuno dice: ma stiamo scherzando? Perché effettivamente il bacio si è intravisto con questa ragazza bionda. Ma c'è di più, c'è un altro video in cui vediamo sempre Mura con una persona di fianco, con una ragazza presumibilmente, e scatta un altro bacio. C'è chi però di fronte a queste immagini non crede assolutamente a tutto questo, alla storia del bacio, a una nuova ragazza bionda, e infatti i commenti sono pieni di: lo stai facendo per hype, bla 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 bla. Già sveliamo l'arcano, il mistero di questa ragazza misteriosa bionda, altro non è, e poi lo vedremo anche più avanti nel video, che la sua manager. Quindi non c'è assolutamente nessun legame amoroso con la sua manager, semplicemente hanno pubblicato dei video così per scherzo e ci sta, ragazzi. Va bene, ne prendiamo atto e ok. Chiuso il capitolo, ragazza misteriosa bionda che forse ha baciato Mura, se ne apre un altro di capitolo e questo capitolo prende il nome di Aurora Celli, non Baruto, Celli, ragazzi. Una famosissima TikToker che tutti quanti noi conosciamo. Vi ricordate? Triangolo amoroso bianchino, Gaia Bianca, eccetera, eccetera. Aiuto. Succede però che cosa? Che sempre in questi giorni Mura si è avvicinato molto ad Aurora Celli. Hanno pubblicato anche dei video insieme, mi pare, e hanno attirato complimenti, critiche e quant'altro. E diciamo, ragazzi, però, che non stanno insieme, anche perché, come qualcuno penso abbia scritto sotto nei commenti, esiste l'amicizia tra maschio e femmina. Cioè, adesso non è che è nulla di scandaloso fare un video con una ragazza, seppur non sia la tua fidanzata, no? Che male c'è? Ecco, diciamo che parallelamente a tutto questo, al fatto che Mura si trovasse ad Ibiza, questi finti baci dati appunto nei video di TikTok e sempre questi video pubblicati in compagnia di Aurora Celli, parallelamente dall'altra parte del mondo, in Indonesia, abbiamo Aurora Baruto che sta facendo un bellissimo viaggio con delle sue amiche, con forse qualcuno di Wild Teens, il reality al quale aveva partecipato l'anno scorso, sempre Aurora, e diciamo che ci sono dei momenti di sconforto. Infatti, nelle sue stories di Instagram e su TikTok, Aurora inizia a pubblicare dei contenuti che ci fanno un po' pensare, che fanno pensare ad una rottura, a dei problemi, ad una crisi, proprio con il suo fidanzato. Mi pare che il video, adesso quello che vi sto per mostrare è uno screenshot in cui c'è appunto Aurora che stava facendo forse un balletto per TikTok e c'è
l'emoji del cuore non infranto ma con le bende attorno. Forse è un cuore rotto, forse è un cuore che sta soffrendo in quel momento. Diciamo che a buttare ulteriore benzina sul fuoco sono anche altri video e foto che vengono pubblicati. Infatti insieme a voi adesso li guardiamo. C'è un video che dice "Cause only love can hurt like this", cioè solo l'amore può fare così male. Questo video viene pubblicato proprio da Aurora Baruto, che nella descrizione di questo video scrive "quando ci tieni troppo succede questo", e succede che appunto l'amore può fare veramente tanto e tanto male. Ma non è tutto, perché sempre seguendo un altro trend, Aurora pubblica questo video e dice "lei sa di non essere un 10, ma insomma non meritava neanche di essere trattata come uno 0". Questo è quello che Aurora ha inizialmente pubblicato su TikTok e tantissime persone, diciamo, che le hanno mandato degli abbracci virtuali. Credo anche io di aver lasciato un commento con un cuore un po' dispiaciuto anche per questo genere di video, ma ovviamente non finisce qui. Aurora infatti ad un certo punto parla della vecchia Aurora e della nuova. La vecchia Aurora in questo video appunto dice "non mi piaceva la vecchia me, quella che dava troppo, quella che stava male per tutto e non ne parlava con nessuno. Ora mi piace, la me spensierata, la me felice, che ha capito che lei non è per tutti". E diciamo che dopo questi iniziali momenti di sconforto e soprattutto dopo questo paragone fatto tra la vecchia Aurora e la nuova Aurora, arriva una ventata d'aria fresca, una ventata di spensieratezza appunto che Aurora trova in compagnia delle sue amiche. È in vacanza, ha 18 anni, si sta divertendo e c'è, mi pare, un video che lei stessa ha pubblicato e dice "hai 18 anni, sei a Bali con le tue amiche, non pensi più a nulla, sei spensierata, sei felice e lo sai". E credo che questa, insomma, sia la cosa più importante, no? Spesso capita, a me non è mai successo, ragazzi, perché per me proprio questo argomento, cioè lasciamo perdere, a me non è mai successo di mettere in secondo piano le mie amicizie per la mia relazione, ma purtroppo vedo che molte persone lo fanno e queste amicizie vengono riscoperte quando la gente si lascia. Però insomma, da quello che ho sempre visto, Aurora non ha mai scansato le sue amicizie, anzi penso che abbia dei rapporti solidi, normali, che appunto possono coesistere con la sua relazione, anche perché, io lo dico sempre, una relazione non deve andare poi ad oscurare le altre tipologie di relazioni che devi avere, come ad esempio le amicizie, no? Cioè, che male c'è a far coesistere tutti i rapporti interpersonali? Purtroppo ci sono persone che pensano soltanto ai loro fidanzati, alle loro fidanzate, e si dimenticano completamente degli amici, che a un certo punto poi, se poi come me si infastidiscono, ti eliminano completamente dalla tua vita, ti lasci, cavoli tuoi, mi dispiace ma è così. Comunque, piccolo sfogo personale, volevo dirlo. Andiamo avanti. E andiamo avanti perché vi dicevo spensieratezza, bla bla bla, ma un po' c'entra anche Mura. Ad un certo punto, infatti, vengono pubblicati ben due video dove, sulle note dell'immensa Raffaella Carrà, ragazzi, fatemelo dire, orgoglio italiano della musica, ma più che altro dell'arte, dello spettacolo, e le hanno dedicato anche una bellissima, mi pare, via o piazza, sia in Italia che anche a Madrid, ragazzi, Madrid, la capitale spagnola. Comunque, succede che viene sulle note di questa bellissima canzone di Raffaella Carrà, Aurora si lascia andare a questa frase "e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha", ed è assolutamente così. Cioè, ragazzi, santa Raffaella Carrà, assolutamente vero, "se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello, che problemi non ha". Cioè, ragazzi, qua le basi proprio, Quindi insomma, questi sono tutti i TikTok che Aurora Baruto ha pubblicato, ma dopo lo scherzo "e se ti lascia lo sai che si fa, trovi un altro più bello", la nostra Aurix pubblica una storia che è davvero inaspettata. Ad un certo punto infatti il nostro racconto prende una piega diversa, perché nelle sue stories Aurora scrive tre parole che fanno largamente discutere: "sei stato una delusione"
e sono quattro parole e non tre. No, scusate, sei una delusione, quindi sono tre, veramente sono tre parole. Vabbè, tre o quattro parole a parte, succede che Aurora Baruto scrive proprio sei una delusione. Sarà forse un chiaro riferimento a Mura? Stiamo per scoprirlo, proprio perché di fronte a tutto quello che abbiamo visto, ad un certo punto a rompere il silenzio una volta per tutte sui social è stato proprio lui, Mura, che ha preso in mano il suo telefono e ha deciso di sfogarsi letteralmente in diretta su Instagram. Cosa sta succedendo tra lui e Aurora? Beh, ragazzi, questa frase se è una delusione, veramente riferita a lui? Sentiamo insieme che cosa ha raccontato Mura e, insomma, ragazzi, aiuto. Guardate. Non voglio parlare, però se devo parlare, giustamente mi chiamano per cosa? Per dirmi di non dir nulla. Quindi io adesso parlo perché, cioè, non vi dirò nulla di che, perché in realtà io non mi sento nemmeno... Cioè, raga, io sono... Adesso... Non so neanche cosa, cioè non so proprio cosa dirvi, perché non mi sento in colpa, perché non ho fatto nulla, non è successo nulla, quello è il punto, non è successo nulla, è questo il punto, cioè non so che aggiungere, non ho nulla da aggiungere. Sei stato cattivo però, ma che sei stato cattivo, perché ho baciato il braccio della mia manager, o perché ho fatto dei video con delle mie amiche, cioè io non posso fare video nulla, cioè raga, ma... Avete insultato senza motivo, è quello che mi fa arrabbiare più che altro, perché se io avessi fatto qualcosa di seriamente, che dici vabbè ha fatto le corna, ha fatto qualcosa eccetera, ti dico anche ok, però se io non ho fatto nulla voi non potete insultare senza motivo, cioè nel senso non ha senso. Tu Aurix parlate ancora? No, non parliamo, cioè nel senso non parliamo, ve lo dico apertamente, cioè nel senso non stiamo parlando da 3 settimane, ok? Ve l'ho detto, siete contenti? Però questo non significa che io abbia fatto qualcosa o lei abbia fatto qualcosa. Io non capisco perché sono state determinate frecciatine che non vai a sé. Sei ancora fidanzato? Non rispondo perché non è, cioè non è... Adesso, questa domanda qua, non rispondo, non perché... Non so la risposta, ma perché prima, ripeto, devo avere un... Devo parlare con la persona. Raga, ma perché dovete scrivere ste cagate? Cioè, adesso, seriamente, ma non è che se una persona mette una storia scrivendo sia una delusione a caso, tra l'altro, a caso, perché non c'era un motivo, cioè, di scrivere, di mettere quella storia e scrivere sta roba. Cioè, io non... Sembra che non si può neanche più avere amici, amiche, cioè... Ma come... Come ragionate? Cioè, me lo spiegate? Cioè, quindi una persona... Cioè, si spezza il cuore a una persona facendo dei video con degli amici, amiche. Cioè, ma io non... Seriamente non riesco a capire. Cioè, poi ci sono altre robe che non... Che per adesso non vi dirò, perché non è il momento. E prima di dirvele sicuramente devo parlare... Anzi, prima di darvi una risposta definitiva devo parlare con una persona. Non è che posso... parlare da solo, prima parlo con la persona. Lo abbiamo sentito, no? Lui e Aurora non si sentono da ben 3 settimane, 3 lunghe settimane, non soltanto distanti fisicamente, ma anche distanti a livello di messaggi, a livello di sentirsi, no? Quindi diciamo che una piega questa relazione purtroppo l'ha presa e pare essere una piega abbastanza brutta, ma di fronte a queste immagini ovviamente gli amici di Webo.it hanno ripreso questa diretta, hanno postato un bellissimo, tra virgolette, post e nei commenti di questo post, adesso lo andiamo a vedere appunto insieme, succede che Aurora Baruto in prima persona lascia un commento, ragazzi, perché appunto lascia queste parole. Non ci voglio centrare, sinceramente. Se una persona non vuole chiarire in privato, cavoli suoi, ma se vuole farlo sui social, non mi mettere in mezzo. E con queste parole mi sento di dire di chiudere questa primissima parte dedicata alla storia d'amore forse finita tra Aurora Baruto e Mura. Però già vi dico che domani con un nuovissimo video, comunque nei prossimi giorni, adesso vedrò quando pubblicarli, beh, io vi aspetto ovviamente per un nuovo, nuovissimo video dedicato ad una storia che ha veramente dell'incredibile. Tanti colpi di scena, tante dichiarazioni
shock. Arrivati a questo punto però fatemi sapere voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e insomma ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video. Vero Mark? Vai, saluta. Mark? Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!